Sindaco, insomma, ottava bandiera blu che significa? Ma intanto significa che il comune di Melissa continuerà ad avere i parametri che ci assegnano la bandiera blu. È una tradizione che bisogna continuare e lavorare perché si creino ancora di più i presupposti per far parte dei comuni virtuosi per quanto riguarda il mantenimento del mare pulito, della differenziata e soprattutto dei termini che poi ci mettono in condizioni di gareggiare e magari avere anche per il prossimo anno l'assegnazione della nona bandiera blu. È un importante traguardo che i miei predecessori hanno raggiunto, su cui lavorerò insieme alla mia squadra, oltre che per confermare e per migliorare le performance della mia comunità. E in questa direzione credo che già abbiamo i primi risultati, perché in questa stagione estiva abbiamo aumentato la differenziata e abbiamo per il momento le analisi che ci sono stati dati dalla società che le produce per quanto riguarda il mare, la conferma di mare pulito e cristallino. Qual è il bilancio della prima estate da sindaco di Falbo? Ma per quanto riguarda i numeri ancora è difficile dare dei risultati. Abbiamo sicuramente avuto un mese di agosto, almeno fino al 19, con una presenza massiccia di turisti e, come di solito succede, ritorno di immigrati che ritornano nel proprio paese. Per quanto riguarda luglio, dai primi dati che abbiamo noi si dovrebbe confermare il trend dell'anno scorso, però onestamente un dato definitivo non riesco ancora a darlo. Perché scegliere Melissa anche per i cittadini calabresi? Ma scegliere Melissa perché tradizione, cultura, servizi, accoglienza sono veramente elementi che ormai caratterizzano da tantissimi anni il nostro comune. Torre Melissa credo che ormai sia una realtà nella provincia di Crotone, io penso in Calabria, per quanto riguarda i presupposti e le condizioni per fare turismo e soprattutto fare turismo vero.